In questo video risposta voglio esporvi il mio personale punto di vista riguardo ad un video che mi è stato proposto come sempre da Luca e nel quale sembra essere stato filmato l'avvistamento di un Bigfoot. Io ovviamente non voglio alimentare le fantasie di coloro che credono ciecamente nell'esistenza di questa creatura narrata nelle leggende dei nativi americani, tuttavia devo ammettere che tra i tanti video riguardanti gli avvistamenti di un Bigfoot, questo è a mio avviso il più intrigante e anche il più verosimile. Purtroppo per motivi di copyright non posso proporvi in questo mio video le immagini di questa ripresa amatoriale, che tuttavia potrete visionare tramite un link che ho inserito nella descrizione. Quindi mi limiterò solamente ad esporvi ciò che ho potuto constatare visionando e analizzando questo video. Allora, per prima cosa devo dire che se mi fossi limitato solamente ad osservare i movimenti di questa misteriosa creatura, avrei detto che si trattava solamente di un uomo con un costume da gorilla, in quanto i movimenti della creatura ripresa nel video sono piuttosto fluidi e riconducibili a movimenti umani, cosa che non ci si aspetterebbe di trovare in un Bigfoot, in quanto essendo una sorta di grosso scimmione ci si aspetterebbero dei movimenti un po' più goffi e pesanti. Quello dei movimenti però ovviamente non è un dettaglio che possa effettivamente dimostrare che sia un falso, in quanto io personalmente non ho mai visto un Bigfoot, quindi non so come si possa muovere. Quindi ho cercato di trovare altri particolari che potevano in qualche modo avvalorare o smentire il contenuto del filmato, e analizzando la traccia audio mi sono imbattuto in questo strano verso. Ascoltiamolo. Ebbene, questo verso si ripropone nel filmato per ben due volte e sempre in presenza di questa misteriosa creatura, e di certo non lo possiamo attribuire ad un verso prodotto da una voce umana. Tuttavia, come nel caso dei movimenti, anche in questo caso non è un dato sufficiente per dimostrare che sia vero, in quanto potrebbe essere stato aggiunto tramite un qualsiasi programma di audio editing oppure riprodotto artificialmente in qualsiasi altro modo. Quindi diciamo che ho cercato di fare la prova del 9, ovvero ho cercato di determinare le dimensioni della creatura ripresa nel video tramite un programma di analisi video forense utilizzato a scopi investigativi, che permette tramite una misurazione in 3D di ottenere le misure reali di un oggetto o di una persona ripresa in una foto o in questo caso in un video. Dato che il Bigfoot dovrebbe essere all'incirca alto 2 metri, mi aspettavo che il programma mi desse come risultato un valore compreso tra 1,70 m e 1,80 m, in modo da poter dimostrare che si trattava effettivamente di un uomo. Purtroppo, tramite il programma ho ottenuto come misura un valore che supera i 2 metri, il che darebbe maggior credibilità al verso sentito nell'audio. Quindi quello che posso dire è che se il risultato della misurazione è corretta e l'audio, il verso che si sente nell'audio non è stato aggiunto tramite un programma di audio editing o riprodotto in qualsiasi altro modo, devo dire che potremmo trovarci effettivamente di fronte al possibile avvistamento di una creatura che viene definita appunto un Bigfoot. Ovviamente, come dico sempre, io non sono un esperto, quindi posso essermi anche sbagliato, ecco perché ho voluto inserire apposta nella descrizione il link che riporta al video originale, in modo tale che ognuno di voi possa visionare il video e trarre la propria conclusione, che spero poi voglia condividere con me inserendo la propria opinione nei commenti di questo mio video. Bene, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarti per aver visionato questo video e ti aspetto nel prossimo, dove come sempre ci occuperemo di un nuovo mistero. Quindi grazie ancora e ti aspetto nel prossimo video.